Ciao, un saluto da Andrea Rocco. In questo video ti spiego come tutelarti quando stai per vendere casa. Ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube per non perdere consigli su come investire nell'immobiliare in modo profittevole e tutelarti durante una compravendita. Cosa significa tutelarsi quando si vende casa e da cosa? Basta una paretina di abitazioni fuori posto rispetto a quella disegnata in pianta catastale che il mutuo dell'acquirente si blocca. Il notaio ti chiama, l'atto di compravendita ritarda rispetto alla data fissata e rischi di far scattare penali a tue spese. Questo è uno degli ostacoli più banali, ma immagina aver incassato la caparra confirmatoria da un acquirente e si presenta un problema più importante. Cos'è la caparra confirmatoria? Te lo spiego semplice in un video, quindi iscriviti ora al mio canale. La prima cosa che probabilmente starei pensando è quando hai comprato casa 10, 20 o 30 anni fa. Quando il tuo notaio di fiducia ti ha fatto il passaggio di proprietà senza problemi. Oggi questa casa con la stessa documentazione potrebbe crearti ostacoli per venderla. Vendere casa con l'aiuto di un'agenzia immobiliare non significa scrollarsi di dosso i pericoli. Il codice civile dice questo: il mediatore è tenuto esclusivamente a informare l'acquirente e il venditore in base alla media diligenza professionale. Questo dice tutto e niente. Quando e se succederà un problema rimarrai solo tu e l'acquirente a litigare. Quindi cosa fare per evitare ripercussioni e tutelarti al 100%. Ci sono due tipi di controlli che devi fare. Quello urbanistico, cioè verificare tutti i permessi che ci sono voluti per costruire o ristrutturare casa tua. E l'aspetto legale della proprietà, cioè la ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà succeduti tra almeno un ventennio. In alcuni casi si è dovuto ricostruire l'acquisto del primo proprietario di 80 anni prima. Cosa rara, ma possibile. La tutela tecnico-legale ti aiuterà non solo di vendere casa serenamente e prevedere problemi prima di intascare una caparra confirmatoria, ma una garanzia anche post vendita. Ti racconto un episodio. Nonostante i controlli e le informazioni che un venditore ha dato al notaio e al credito della banca sufficienti per fare l'atto di compravendita, il tecnico incaricato dal nuovo proprietario si è dovuto fermare con i lavori per una mancanza sulla documentazione, sfuggita ai normali controlli. Cosa è successo? Il nuovo proprietario ha chiamato chi ha venduto casa e ha preteso che la questione fosse risolta a sue spese. In questo caso il venditore è stato fortunato perché il problema si è risolto in poco tempo ed è bastato solo pagare un tecnico. Ma ci sono stati dei casi che il proprietario ha preteso l'annullamento della compravendita e la restituzione di tutti i soldi oltre il danno. Chi sono i professionisti che ti possono aiutare con la tutela tecnico-legale? Per la parte urbanistica un tecnico di fiducia, un ingegnere, un geometra, l'architetto. Mentre per la parte legale un notaio o un legale che tratta questa materia nello specifico. Per esempio, nella nostra rete di professionisti che collaborano con noi ci sono sia notai come avvocati e tecnici che in meno di 15 giorni ci danno una risposta chiara sulle cose da sistemare prima o subito dopo aver accettato una proposta di acquisto. Se devi vendere casa e vuoi sapere nei dettagli come funziona la tutela tecnico-legale, chiamami oppure vieni a trovare un'agenzia. Ciao!